Ciao a tutti e bentornati finalmente! Io sono Giuliana ed oggi parliamo dell'ultima lettura che ho fatto un po' di tempo fa e che purtroppo non ho potuto recensire prima di ora, e cioè Daughter of Moon Goddess. Vi ho fatto una testa così su Instagram, I know, ma è stata veramente una lettura emozionante e piena di avventure. Ma andiamo per gradi! Intanto, questa è la copia che ho ricevuto nella Feilutude di non mi ricordo che mese, quindi direi di spucciarcela perché, per chi non l'avesse visto, è un'edizione molto molto bella. Dunque, non ci sono elementi in rilievo, abbiamo il titolo in, mi sembra, un colore bronzato, che insomma, ecco, si riflette un po' alla luce. E la copertina anche al tatto sembra avere una consistenza vellutata. Questo è il libro senza copertina, dove abbiamo i tre personaggi principali di cui insomma parleremo a breve. Sfondo bianco e abbiamo sempre questo ramato bronzeo, e lo stesso colore viene ripreso per il bordo, per appunto titolo, eccetera, eccetera. La magnificenza di questo libro sta nelle pagine. È qualcosa di meraviglioso che crea un continuum tra la copertina che avete visto prima, appunto il bordo e il retro. Vi faccio vedere meglio questo continuum, guardate qua, vedete? È come se continuasse una storia a parte, e queste sono le pagine molto molto belle. Non è finita qui. Abbiamo le illustrazioni ad apertura del libro su rigida e sulla prima pagina. Morbida, diciamo, e a fine, eccoci qua, fine libro. Le illustrazioni sono molto belle. Vi faccio vedere la mappa del mondo dove ci troviamo e vi dico già che questa è una duologia, questa è semplicemente la prima parte e il libro è diviso in tre parti, se non ricordo male, ognuna delle quali suddivisa da questa immagine molto molto particolare, e ogni capitolo inizia con questa luna tra le nuvole. Ma ora di cosa parla Daughter of Moon Goddess? Cresciuta sulla luna, la nostra protagonista Xinjin vive in assoluta solitudine. Qui ovviamente insieme a lei ci sono la madre e Xinjiang. Oh, scusate, i nomi lo sapete che io i nomi orientali non li so pronunciare, quindi ci rinuncio da principio. Ok, comunque lei vive isolata dal mondo, in particolar modo dal regno celeste e dall'imperatore celeste, che non deve sapere della sua esistenza. Purtroppo, questo suo essere nascosto dal mondo, un giorno finirà perché i poteri di Xinjin si riveleranno e questo scaturirà una visita dell'imperatore celeste sulla luna per visitare sua madre. Sua madre è in esilio per essere stata accusata di aver rubato l'elisir di immortalità a suo marito e nessuno sa che in realtà lei ha una figlia. Quindi quando la madre di Xinjin riceve questa visita, la praticamente segrega dentro la stanza e le chiede di non far nessun rumore perché nessuno sa della sua esistenza. Purtroppo non si riesce facilmente ad ingannare l'imperatore celeste e, diciamo, la sua guardia. Così Xinjin e l'aiutante della madre l'aiuta a scappare attraverso le nuvole e arriverà, dopo una rocambolesca fuga, appunto sul regno celeste, dove dovrà, insomma, nascondersi perché le danno la caccia, lei lo sa, dovrà nascondersi e assumere sembianze diverse e adattarsi ad un mondo che lei in realtà non conosce, come non conosce anche relazionarsi con persone diverse. Inizierà qui il cammino lungo, tortuoso e pieno di avventure di Xinjin che la porteranno da, tra virgolette, sguattera al regno dell'imperatore celeste, dove insieme al principe Li Wei, vabbè, lo chiamerò principe perché questi nomi sono assurdi per me. Insieme al principe apprenderà l'arte della magia, delle armi, imparerà a tirare con l'arco, insomma, trascorrerà molti anni insieme a lui, fino a quando, col passare del tempo, la crescita ovviamente, tra i due scatterà una forte passione e un forte sentimento. Ma non tutto va come deve andare, perché
Dietro questo sentimento ci sono delle, non posso dire delle bugie, però delle trame già filate. C'è anche la volontà di Xin Jin di portare a termine la sua missione, cioè liberare sua madre, perché sua madre è innocente. E si prefissa questo scopo Xin Jin da quando capisce che con il principe è. Potrebbe essere una cosa, un'idea, come posso dire, una storia assurda. Si impone questo obiettivo: liberare la madre, farà di tutto per raggiungere questo obiettivo. Insieme a lei, insieme alle guerre che dovrà affrontare, insieme agli avversari e a mostri magici, se possiamo definirli così, che dovrà combattere, insieme a lei ci sarà anche il generale, di cui ovviamente non specifico il nome, e questo la porterà ad attraversare tantissime avventure, a vivere tantissime emozioni e a farvi innamorare di ogni passo che farà la protagonista. Questa è una sintesi, molto sintesi, della storia, ma cosa troverete in questo libro? Troverete missioni pericolose, troverete creature leggendarie e feroci e tantissime avventure. Sono stata catapultata da un'avventura all'altra, da un'emozione all'altra ed è stato veramente emozionante. Non c'è nulla, nulla, nulla che non vi sia piaciuto di questo libro, ad eccezione dell'introduzione, diciamo, molto lenta e a dire la verità ho avuto qualche problema per ambientarmi. Ho detto: mamma mia, se è lento così, questo libro non mi piacerà. In realtà, dopo questa introduzione, succede tutto con immediatezza, ritmi serrati. Sappiate che Xin Jin scapperà e quindi abbandonerà sua madre, la lascerà sulla luna già al primo capitolo, se non sbaglio, o al primo o al secondo, quindi è immediato l'ingresso nella storia. Purtroppo, ecco, questo inizio, questo prologo è un po'. Insomma, non dà la giusta apertura ad una storia così emozionante, anche romantica, certo, ma piena piena di avventure. La protagonista mi è piaciuta tantissimo, soprattutto quando si ritroverà impaurita e sola nel Regno Celeste, dopo essere scesa dalla luna e scappata dalle guardie dell'imperatore. E quando si troverà per la prima volta ad affrontare il mondo reale, a convivere con altre persone e ad accettare anche le angherie purtroppo degli altri ed essere accusata magari anche di cose che lei non ha fatto. Perché mi è piaciuto questo? Perché esce il carattere di Xin Jin, determinato, combattivo, che non si lascia intimorire da niente e da nessuno. Anche il primo incontro con il principe, avvenuto per caso, e mi ha fatto un po' morire da ridere. Un po' ha finito a delineare quella figura che avevo già capito caratterizzasse la protagonista. Per quanto riguarda i due protagonisti maschili, possiamo dire che qui sì, c'è un triangolo tra il generale Xin Jin e il principe. Io tifo per il generale, che se non sbaglio nelle carte della Fairyloot è lui, perché il principe a me non mi è piaciuto. Perché? Perché lui è promesso ad un'altra e ciò che, tra virgolette, propone a Xin Jin lo trovo molto inadeguato e veramente sconcertante, quindi per me il principe può andare tranquillamente a gagare. Quindi non so come andrà a finire questa duologia. Io tifo per il generale, per tutto quello che il generale farà per lei, dall'addestramento ad accompagnarla in questa nuova avventura, al sostegno che le darà. È proprio un altro tipo di uomo che mi è piaciuto tantissimo. Ecco, quindi non so se voi avete letto questo libro, sappiate che io sono dalla parte del generale. Quanto riguarda il mondo, è meraviglioso. Tutto, dalla luna al regno celeste, a tutte le avventure, all'avventura pericolosissima, al viaggio pericoloso che intraprende Xin Jin, il mondo che vede, che trova, è bellissimo. Sembra un mondo delle fiabe, ma non quelle fiabe romantiche, quelle fiabe nude e crude che tu ti, dove tu ti ritrovi immerso e sembra viverci davvero dentro, per come è descritto, per il linguaggio.
veramente analizzato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso. Quanto tempo ci ho messo a leggere questo? Se non sbaglio, 4-5 giorni, perché parte questo prologo che non mi aveva preso, ho cominciato proprio ad attaccarmi dalla fuga di Xinjin dalla luna. Ed è stato tutto molto molto bello. Il finale molto bello, molto bello. L'apertura, diciamo, quando si legge questo finale ci si rende conto che è finita una prima parte, ma in realtà le domande che ci lascia, appunto, sono le domande che spero verranno poi rivelate, analizzate e quant'altro nel secondo libro, che non ho idea di come si intitolerà. Ma spero esca presto perché è veramente molto bello. Spero venga tradotto in italiano perché è una pietra miliare del fantasy questo. È tratto dalla mitologia cinese ed è veramente una gemma per me. Forse il miglior libro, non vorrei dire in assoluto di quest'anno, però è uno dei migliori libri letti e usciti quest'anno, senza ombra di dubbio. Un plauso all'autrice perché è veramente bello, analizzato nei minimi dettagli, tutte le tematiche, molto bello. Quindi vi esorto a leggerlo, sì, ragazze, sì. L'inglese direi un livello medio, sì, medio, direi un livello medio. Però è molto bello, quindi se volete addentrarvi in una lettura in lingua straniera, ecco, come per iniziare non ve lo consiglio, però se leggete in inglese già da un po' e eravate indecise se leggerlo o meno, leggetelo perché è molto bello. E poi magari mi potrete dire se siete dalla parte del principe o dalla parte del generale. Niente ragazzi, per oggi è tutto, sono contentissima di essere tornata qui a registrare insieme a voi. Un bacione grandissimo da me e da Xinjin e noi ci vediamo alla prossima, ciao!